Sì, io farò alcune considerazioni sulla comunicazione, la presentazione della risoluzione la lascio alla collega Galletti. Mi chiedo, visto che il Presidente ha chiuso l'intervento su un richiamo al rispetto degli atti che escono dalla Giunta, rispetto dell'attività e dei ruoli di ciascuno di noi, allora mi chiedo dov'è però il rispetto del lavoro del Consiglio regionale, anche di quello della scorsa legislatura, e in particolare dov'è il rispetto del PIT. Perché c'è una netta contraddizione tra quanto è uscito da voi stessi in Consiglio regionale con il documento del PIT e quanto poi sta avvenendo oggi. Quello che diceva il nostro collega Fattori c'entra precisamente tutti gli aspetti, in particolare anche quello sul dibattito pubblico, perché al PIT c'era un ultimo articolo che specifica e richiama l'obbligo del dibattito pubblico. Allora, dov'è il rispetto verso il PIT, visto che questo dibattito pubblico non verrà fatto. Parlo anche di un'altra questione che, diciamo, è molto molto attuale. Proprio oggi il ministro Galletti, il vostro ministro Galletti, non la nostra Galletti consigliera, il vostro ministro Galletti, chiede una verifica urgente a Bruxelles sulle emissioni delle NOx con riferimento ai quadri emissivi delle auto a diesel. Visto un po' la situazione che è venuta fuori con le auto, con i dati taroccati della Volkswagen, no? Ora ci si chiede qual è il collegamento tra le due cose. Ebbene, c'è un collegamento, noi siamo molto preoccupati. Perché? Perché tutte le valutazioni sull'impatto ambientale, tutte le valutazioni di impatto dell'opera fanno riferimento a questi quadri conoscitivi messi in discussione dalla stessa ministra Galletti, che chiede un chiarimento a Bruxelles. Chiede un chiarimento a Bruxelles perché abbiamo visto cosa è successo con le auto della Volkswagen. E noi ci chiediamo quindi se è possibile procedere con questo stato di incertezza. Allora chiediamo che venga fatta una moratoria in attesa che il ministro Galletti chiarisca qual è il quadro conoscitivo di riferimento per fare le valutazioni di impatto ambientale. Perché attualmente mi chiedo come possano gli uffici continuare con un quadro di riferimento non chiaro. E non chiaro è anche come è fatta la valutazione cumulativa degli effetti dell'impatto ambientale dei vari soggetti emissivi, cioè così come richiesto dal Ministero, qual è la valutazione degli effetti cumulativi tra autostrade, le industrie, l'aeroporto, l'inceneritore? Secondo noi ad oggi manca. Manca infatti quello che diceva il Presidente Rossi, l'ASL non riesce nemmeno a esprimersi. No? Sta aspettando questa valutazione, ma no, di cosa stiamo parlando? Cioè, è questo il modo di procedere della Regione Toscana? Noi che siamo dei cittadini nuovi in questa sede rimaniamo molto, 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 molto allibiti e preoccupati. Noi ci aspettavamo che si facesse una valutazione su un progetto esecutivo, finale, finito. Nel mio mondo del lavoro di solito funziona così. Faccio un progetto, lo concludo, valuto tutti gli aspetti, prevedo delle variabili necessarie, insomma. L'imprevisto c'è sempre, ma non con questo grado di incertezza. È inaccettabile. Non ce lo possiamo più permettere. Forse una volta sì, ma da oggi no. E quindi chiediamo appunto una moratoria sull'aeroporto.